Incontriamo Padre Angelo Giorgetta, parroco di San Felice del Molise e Montemitro. Un impegno non indifferente, quello assicurato per ricordare questo importante anniversario, 500 anni dall'arrivo, dalla venuta dei dalmatini qui nella terra di San Felice, quindi abbracciando tutti i comuni di minoranza linguistica croata, San Felice, Montemitro, Acquaviva e anche San Giacomo degli Schiavoni e Tavenna. Come nasce questa idea e soprattutto facciamo un passo indietro nel tempo? Dobbiamo fare un passo indietro di 2 anni. Quando io, leggendo il libro del Vescovo Gianelli del 1765, ho visto che aveva citato come data nell'arrivo dei dalmatini, dei croati, nel 1518. Allora ho pensato, 2 anni fa, di coinvolgere tutta la parrocchia, e pensavo solo la parrocchia, per celebrare questi 5 secoli in cui celebriamo la venuta dei nostri antenati, ma allo stesso tempo la nostra identità, il nostro essere cristiani, un cammino che ci ha resi cristiani più forti, più liberi, più determinati, grazie proprio all'arrivo dei nostri antenati. Quindi dobbiamo iniziare a 2 anni fa. Abbiamo poi fatto la processione con tutti i santi, i concerti con l'organo barocco, e adesso ci ritroviamo, senza volerlo, di fronte a un grandissimo evento. Un evento organizzato attraverso un percorso ideale che racconta questa storia. Quali gli appuntamenti? Gli appuntamenti di questo incontro adesso, nel cuore di questi giorni, sono quelli relativi alla scopertura di una gigantografia commemorativa che permetterà di vedere come i nostri avi sono arrivati da noi. La spiegazione di questo, di questa immagine, di questo ricordo, ci fa capire i sacrifici di queste persone e l'impegno che ancora noi oggi dobbiamo mettere per migliorare il territorio dove ci troviamo. Dopodiché ci sarà un bel concerto di musica d'organo barocco che ci permetterà di onorare i nostri antenati, ma anche di ascoltare qualcosa di bello costruito dalle mani di chi è stato qui prima di noi. Cinquecento anni, 5 secoli. Cosa rimane, resta sul territorio della venuta dei dalmatini? Resta il fatto che noi qui siamo figli di una popolazione che ci ha dato un futuro costruito dalle loro mani, dalle loro menti. Un esempio, un onore, un qualcosa che noi dobbiamo seguire per continuare queste orme e migliorare la situazione in cui noi siamo. Noi dobbiamo valorizzare il territorio. Questo è importante. La presentazione del libro che faremo indicherà proprio la valorizzazione delle opere d'arte, ma la più grande opera d'arte siamo noi, se sappiamo custodire nel nostro cuore la libertà, la fede e tutto ciò che concerne l'essere uomo e l'essere donna. Ecco, soffermiamoci un attimo sul volume da lei curato, L'arte nelle chiese dei comuni proprio, no, di minoranza linguistica croata. Come è stato impostato il lavoro di ricerca e cosa contiene? Questo libro è nato per caso il giorno di Sant'Antonio Abate. Io mi sono ammalato di una malattia infettiva e mi sono fermato per 3 settimane presso una famiglia molto ospitale, e lì ho iniziato questo lavoro, che è venuto fuori da solo praticamente, ma grazie alla collaborazione di Carlo Lalli, che è un professore dell'Università di Firenze e che ha curato anche le opere di Leonardo da Vinci, grazie a Giovanni Piccoli, il professore filologo di Acquaviva con le Croce, grazie ad Angelo Colangelo, che è il professore che ha insegnato a Termo all'Istituto d'Arte e che è un grande artista, grazie alla restauratrice Giovanna Raspa, è venuto fuori un libro in cui si evidenzia il valore delle opere d'arte, si evidenzia qualcosa di molto bello, sconosciuto ai più, che mette fuori il cuore di una comunità croata,
che nessuno sapeva come questa, ha imparato a dare il meglio di sé, un esempio per noi e noi dobbiamo continuare. Qui a San Felice, sul territorio, il vescovo della diocesi di Termoliadino Gianfranco De Luca e l'accoglienza dell'arcivescovo di Spalato Macrasca, Marin Basisic, quindi anche un modo per consolidare il rapporto ecclesiale di fede con le comunità croate. Il mare Adriatico, secondo il mio punto di vista, è un mare che ci unisce, non ci divide, ma ci unisce. A livello di diocesi, con il nostro vescovo Gianfranco De Luca e con l'arcivescovo di Spalato, Marin Barisic, noi stiamo creando qualcosa che farà capire come la comunione di intenti, la comunione di fede, la comunione con le varie iniziative fa diventare di questo mare un piccolo fiume, perché si può attraversare con tutti i progetti, con tutte le opere che già si stanno sviluppando e che dobbiamo portare avanti. Quindi il bello di queste due diocesi che stanno, una in Dalmazia e una nel Molise, ci fa capire come attraverso la fede, soprattutto quella insegnata dai nostri avi, viene fuori qualcosa di creativo e di futuristico. I sogni si possono realizzare. Bene, allora vogliamo rivolgere anche un saluto ai nostri amici croati e anche un invito a venire qui a San Felice in tutti i paesi di minoranza linguistica. Io vorrei fare un saluto nella nostra lingua, il Nanaš. Vi che este o Dalmazia, este li pecegliade, e mi hoćemo che mate dode dismo mi, adesso purode li pecegliade, mi još vi, amo cini vit, kako se stoi dobro, scupa. Lo traduco in italiano. Noi e voi che siete in Dalmazia, siamo persone belle, buone, e nel unire i nostri intenti, nello stare insieme, manifestiamo cosa significa lavorare per l'unità e per fare cose belle. E a San Felice del Molise incontriamo il presidente della regione, Donato Toma. Si rafforza una rete sul territorio che fa leva anche sulla collaborazione delle istituzioni centrali. Certo, noi siamo vicini a San Felice del Molise e a tutti i comuni delle cosiddette minoranze linguistiche. Siamo lì per varare un progetto molto importante.